internazionale. Questi gli ingredienti dell'Open d'Italia Lint sui prati del Circolo Golf Torino dal 19 al 22 settembre 2013. Quella di quest'anno è stata la 70ª edizione, la seconda dopo quella del 1999 nel Parco della Mandria, un field di livello assoluto, un montepremi di 1.500.000 euro, 156 partecipanti da 26 nazioni. Sogno svanito per gli azzurri, forse troppo responsabilizzati dal dover vincere in casa. Il torinese Francesco Chicco Molinari e il veronese Matteo Manassero hanno concluso rispettivamente al 16° e al 42° posto. Il titolo lo ha vinto il francese Julien Ken con un perfetto meno 5 ed un meno 12 complessivo con 276 colpi. Alle sue spalle il tandem Higgins e Webster con 277 colpi. Un grande successo di pubblico. Presente alla manifestazione anche Edoardo Molinari, che non ha potuto partecipare a causa di un infortunio al polso, ma è venuto comunque a godersi l'atmosfera unica e a sostenere il fratello Chicco. Cerco di fare un po' di tifo per Chicco e per gli altri italiani e spero soprattutto di tornare in campo presto. E per chi tifi oggi? Per Molinari. Manassero. Spero che vinca Chicco. Per chi è? Per Paratore, quel ragazzo romano 17enne. Abbiamo seguito Alessandro Tadini e ci ha fatto veramente divertire. È bravissimo, e anche i suoi colleghi comunque. Un esercito di volontari, giornalisti e tantissimi cioccolatini, soprattutto in sala stampa. Beautiful club, it's been a really good tournament. Lovely weather, which is different from England, which is what I'm used to. So we've had a really nice time, it's been brilliant, yeah. E quanti cioccolatini ha mangiato? Troppi, devo dire.